Ciao a tutti ragazzi, siamo ancora noi giù per YouTube. Rieccoci qui di nuovo su FIFA 14, pronti a commentare come sempre la Serie A. Siamo alla 400ª partita di ritorno. Non so bene a che giornata siamo ragazzi. Bologna-Roma comunque. La Roma deve tentare di avere il passo con la Juventus e quindi si affida ai titolarissimi in attacco. Non c'è ancora Totti che è in panchina, però si affida a Gervinho, la punta ivoriana, la scheggia ivoriana, per dare sfogo a tutte le azioni offensive della Roma. Ecco le squadre che sono già entrate in campo. Ovviamente il Bologna in casa propria tenterà di dar filo da torcere alla Roma, ma non sarà facile, dato che ormai anche Diamanti, la punta di Diamante, scusate il gioco di parole ragazzi, se n'è andato. Vediamo subito Bianchi, incominciata la partita con il Bologna che prova subito ad attaccare con Cristaldo. Cristaldo fermato da Strutman, che però non riesce a mantenere palla. Allora Lazzaros dietro per Natali. Attenzione, destro, subito recupera palla. Attenzione, subito un'occasione per la Roma. Gervinho, Gervinho entra in area di rigore. Gervinho il tiro. Che errore da parte di Gervinho. Gran parata da parte del portiere del Bologna. Incredibile occasione dopo 3 minuti. Subito pericolosa la Roma. Attenzione, in corner. Palla rilanciata in avanti dalla difesa. Ma ancora destro, vediamo se riesce a tirare. Il tiro di destro, deviato. Allora Florenzi. Cross in mezzo ai Florenzi, Curci, anticipa tutti, la fa sua. Rischio subito per il Bologna. Grande partenza della Roma, che vediamo se riuscirà a segnare subito un gol e portarsi in vantaggio. Destro, vediamo, non riesce a far già il palla. Allora Bianchi recupera per Bologna, riparte subito il Bologna con Lazzaros. Dietro però da Mantovani, ancora Lazzaros, chiuso benissimo dalla Roma. Benatia, Torosidis. Torosidis allarga per Regolan, 1-2, attenzione, palla sbagliata però da parte di Torosidis, ma la Roma recupera subito, aggressivi ragazzi di Garcia. Destro, palla in mezzo per Gervini, attenzione, Regolan il tiro! Curci non ci sarebbe mai arrivato, ma la palla è poco alta da parte di Rajan Regolan. Che occasione per la Roma, 2 nei primi 5 minuti di gioco. E allora, vediamo Curci al rinvio. Curci lungo per Orlando Bianchi, vediamo se la spizia lui. Riesce, però la Roma recupera palla con destro, la riperde. Lazzaros parte in contropiede. La Roma però si è già schierata, quindi il contropiede è già fallito. Morleo sulla fascia sinistra. Lazzaros dentro per Cristaldo, che riesce a chiudere bene a Tia solo per un istante. A destro innesca Gervinho, ma non ci riesce. Anticipata le difese di Bologna, che pressano bene, ma la Roma riesce a far girare palla su Torosidis. Torosidis, largo per Pjanic, vediamo se la butta in mezzo così. Palla sballata però tra Gervinho e destro. Il portiere la fa sua. Allora rinvio di Curci, lungo, quando è già passato un quarto d'ora dall'inizio del match. Palla per destro, vediamo se rientra sul destro. Non riesce. Allora Lazzaros riparte, sempre Lazzaros a dettare le iniziative del Bologna. Qui no però, destro, gli ruba palla. Il tiro di destro, poco a lato. Lazzaros, impreciso qui, regala il pallone a destro, che non riesce a concludere la rete. Allora Curci, sempre lungo per Bianchi, ormai questo sarà lo schema del Bologna questa partita. Benatia, largo per Florenzi, dentro per Pjanic, che si fa anticipare solo per un istante, poi riesce a recuperare palla. Attenzione, gran palla di Pjanic per Gervinho. Gervinho entra in area di rigore, rientra sul destro. Gervinho dentro per Pjanic, il tiro, poco alto. Che sfortuna per la Roma. Allora Curci a rinvio, al 20° ormai. Bianchi, vediamo se riesce a prendere palla di testa. Non è così, non ne prende una oggi Bianchi di testa. Anche se Curci continua a provare a buttargliele sulla crapa, ma non va bene oggi l'attaccante del Bologna. Alla Florenzi, attenzione, Florenzi se ne va sulla fascia destra, dietro per Torosidis. Vediamo cosa fa Nainggolan, chiude per Strootman. Attenzione, Strootman vuole il tiro, non riesce a liberarsi. Palla per Nainggolan, sbagliata, recupera la difesa del Bologna. Attenzione Nainggolan, attenzione, l'intervento di Nainggolan è rosso. Rosso per Rajan Nainggolan, un intervento pazzo. Praticamente al limite dell'area del Bologna. Per quella palla è andato a prendere solo le gambe dell'avversario da dietro. L'arbitro ha giustamente espulso alla Roma in 10 dopo 25 minuti.
Poteva essere anche un giallo al posto del rosso, ma l'arbitro ha deciso così. Attenzione subito però. Gervinho! Gervinho non riesce, anzi no, era a destro, non riesce ad arrivare sulla palla. E allora Curci su Mantovani. Mantovani allarga per Morleo. Morleo dentro per Cristaldo. Cristaldo, Bianchi fa girare palla al Bologna con un po' di rischio anche da parte di Bianchi. Quando ormai siamo alla mezz'ora. Perez, Garix, l'ex Atalantino e anche il giocatore del Napoli fa per Bianchi che però non arriva la palla. E allora ci sarà una rimessa da parte di De Santis. Vediamo cosa fa il portiere della Roma. Se la vuole buttare lunga oppure corta. Un po' indeciso. Ed ecco qua con il lancio lungo verso destro. Non riesce però a recuperare la palla. Allora il Bologna riparte. Lancio lungo di Lazzaros per Cristaldo. Benatia. In rovesciata lo chiude. Allora destro riparte. Vediamo se lancia Gervinho. È così. Gervinho lungo per Florenzi. Attenzione Florenzi. Entra in area di rigore. Stoppa il tiro di Florenzi. Florenzi 1-0 per la Roma al 33. Incredibile lancio di Gervinho al bacio per Florenzi che non può fare altro che stoppare e metterla nell'angolino basso dove Curci non può arrivare. Era 1-0 per la Roma al 33esimo. Vediamo il Bologna se ci sarà una reazione, se Morleo riuscirà a non farsi recuperare palla come in questo caso. Pjanic, Pjanic, vediamo se c'è il lancio per destro, così è. Riesce ad arrivare sulla palla, Gervinho non riesce a concludere la rete però. Ancora Strootman di forza e potenza. Però non riesce a entrare in rigore e tirare. Allora Crin. Lazzaros. Lancio lungo per Bianchi. Che non riesce a spizzare di testa un'altra volta. Bianchi oggi giornata no. Allora Cristaldo rientra su sinistro. Cristaldo dentro per Bianchi. Attenzione Bianchi contro De Santis. Esce il portiere della Roma. Bianchi però non tira. Ormai si è fatto prendere la palla. Che però ingenuamente viene portata fuori in calcio d'angolo. Garix, proprio lui dalla bandierina. Cross in mezzo per Antonsson. Che può tirare. Non lo fa. Non si sa per quale strano motivo. Ah, ripartenza della Roma con Gervinho. Attenzione alla sua velocità. Attenzione a Gervinho. Gervinho, Natali non lo tiene. Ancora Gervinho. Entra nel rigore. Gervinho, Gervinho, Gervinho. Il tiro di Gervinho. Para Curci. Si salva il portiere. E allora. Il Bologna può ripartire con Morleo. Sulla fascia sinistra. Morleo per Lazzaros. Lazzaros un po' chiuso, un po' pedinato dai giochi della Roma. Morleo ancora. Chiuso da destro, in fallo laterale. Pressa forte la Roma. Il Bologna non riesce a uscire dalla propria metà campo. 7 tiri a 1 per la Roma addirittura. Dominio più totale. Ma Garix, vediamo, non ci sta. Allunga su Strootman che gli recupera palla per un istante. Bianchi. Bianchi tiene un po' troppo palla. E Garix poi la perde. Allora De Santis. Rischio di De Santis, attenzione Cristaldo, il tiro di Cristaldo! E c'è il gol, praticamente al primo tiro in porta. Erroraccio di De Santis e la Roma si ritrova 1-1. Praticamente il Bologna non ha fatto niente per pareggiare questa partita. Errore di De Santis che ha favorito incredibilmente il gol di Cristaldo. Allora 1-1, al 45esimo ormai scoccato. Allora Florenzi, vediamo se riequilibra il punteggio com'era prima. Sulla vittoria della Roma, ma non è così. Sbaglia e Perez riparte. Ma non c'è più tempo. Si conclude qui il primo tempo. Scusate, il gioco di parole. Un altro, ragazzi, incredibile. L'esplosione di Nainggolan non ha cambiato molto gli equilibri. Perché la Roma sta dominando in lungo e largo. E al primo tiro in porta il Bologna ha segnato. Peccato per gli uomini di Garcia, ma c'è un altro tempo da giocare. E allora riparte subito con Pjanic la Roma. Vediamo se riuscirà ad arrivare al vantaggio. E a chiudere questa partita con i 3 punti. Florenzi. Subito Florenzi aggressivo. Vuole mettere il cross. Lazzaro se lo chiude. Riesce a crossare. Destro sbaglia. Che occasione per la Roma. Riparte il Bologna. Allora con Garix. Dietro per Antonsson. Ancora Garix. Cambiano i due. Ottimo alla trama di gioco del Bologna. Perez. Allarga su Mantovani. Mantovani. Chiuso qui. Riesce a rilanciare per Bianchi. Che poi sbaglia l'apertura. Allora Florenzi recupera. Passaggio filtrante per Bastos che non arriva. Mantovani, Morleo, pressati dai giocatori della Roma, riescono a rilanciare su Cristaldo. Ottima sponda per Lazzaros che lancia lungo Bianchi. Attenzione, Bianchi deve uscire De Santis, se non lo fa. Attenzione, Bianchi, il tiro, il palo. Castan poi riesce ad allontanare. Che rischio per la Roma. Subito 2 occasioni, una per parte. Destro prima e Bianchi poi. Portiere, il palo, gli dicono di no. Allora il Bologna ancora.
Che fa girare palla, non riesce perché il pressing della Roma è molto alto. Garrix va di testa, ma non riesce a prolungare. Pjanic la recupera palla per la Roma. Destro vuole appoggiarsi, non trova spazio, però si incunea in mezzo alla difesa. Attenzione, destro, grande spunto. Vuole entrare in area di rigore, lo fa. Cross in mezzo, il tiro di Pjanic non riesce a concludere la rete. Rimpallato da tutta la difesa del Bologna. A Gervinho non riesce a mettere in moto la sua velocità. Bianchi allora per il Bologna. Bianchi rientra e poi si appoggia su Perez. Perez fa correre Lazaros. Ancora per Bianchi. Bastos, grande anticipo. Attenzione, passaggio sbagliato per Castan. Cristaldo entra nel rigore. Fermato ottimamente dalla difesa della Roma. Arturo Silis. Lungo per Florenzi che non riesce però a tenere la palla in gioco. Si ricomincerà con una rimessa per il Bologna. Intanto fuori Klin, dentro Koné. Vediamo se darà un po' più di estro, un po' di più di fantasia a questa squadra. Intanto Castagna recupera palla. Fa girare su Gervinho. Attenzione Gervinho. Attenzione. Il Bologna però recupera palla con Antonsson. Attenzione Antonsson. Quando ormai è scoccato il 60esimo. Lazaros fa girare. No. Preferisce andare via vie centrali per Perez. Morleo. Lancio lungo per Koné. Attenzione Koné. Entra in area di rigore. Chiuso però da Benatia. Lo chiude benissimo e poi rilancia per Florenzi. Florenzi, lancio lungo per destra, attenzione, vediamo se riesce a prendere palla. No, i giocatori del Bologna chiudono bene e rilanciano lungo, dove Cristaldo è pronto a partire in contropiede. Attenzione Cristaldo, se ne va, Dorosili, si è in scivolata, chiude tutto. Era Gervinho, vediamo Gervinho per Pjanic. Pjanic vuole fare girare tutto su Florenzi, corre Florenzi, attenzione Florenzi, vuole mettere un cross in mezzo. Ce la fa? No! Palla sul fondo, forse c'è stata una deviazione. No, non è così per l'arbitro. Raccucci pronto a rimettere. Vediamo, Natali. Pressing della Roma, destro quasi recupera palla. Ma Mantovani ce la fa e riesce a uscire dall'area di rigore. Morleo, pallaccia. Allora Pjanic, attenzione, Pjanic. Palla per Strootman. Strootman, attenzione, entra in area di rigore. Strootman, il tiro, destro! Mattia! Destro! 2-1 per la Roma al 70esimo. Grande l'azione di Strootman che poi riesce a concludere. Curci riesce a pararla, ma non quella di destro, sulla respinta. E allora 2-1 per la Roma. Il Bologna va sotto di nuovo. Vediamo se riuscirà a recuperare un'altra volta. Morleo subito in attacco. Il giocatore del Bologna con Lazaros. Ancora Morleo. Morleo, palla lunga per Lazaros. Forse troppo, ed è così. Tra l'altro, posizione di irregolare forse. Tanto un altro cambio, Laxalt dentro. Ah no, c'è stato un fallo. Un fallo su Morleo. Allora, proprio lui a battere. Vediamo, palla per Cristaldo che non riesce però a concludere la rete bene. De Santi la fa sua e fa ripartire Benatia. Allora Benatia, attenzione, lancio lungo per destro. Destro, non riesce ad arrivare di testa. Morleo. Quando ormai mancano 15 minuti. Bianchi, attenzione, Bianchi entra in area. Casino in mezzo alla difesa della Roma che però... Grazie a Florenzi, addirittura il piegamento difensivo riesce ad allontanare. Torosidi, scambio di gioco un po' rischioso in orizzontale. Gervinho, Strootman. Destro tutto di prima, la Roma, ottima trama di gioco dei uomini di Garcia. Alla palla per Pjanic. Pjanic vuole entrare in area di rigore, non riesce, chiuso da Antonsson. Allora Perez, passaggio sbagliato qui, Strootman la fa sua. Vediamo se riesce a far ripartire i suoi. Strootman ancora, vuole fare tutto lui. Koné lo chiude di prepotenza, riesce a rinviare. Però dove c'è Torosidis che fa ripartire l'azione della Roma con Pjanic. Chiuso a sua volta da Laxalt. Destro riesce a recuperare palla per un istante. Spazzata via dai giocatori del Bologna. Allora Perez. Mancano ormai 10 minuti alla fine della partita. Perez ancora. Lancio lungo per Bianchi. Benatia forse in anticipo. Riesce ad anticiparlo ottimamente. Benatia poi si va un po' a incasinare. E la palla finisce sul fondo. Rimessa con le mani. Da parte del Bologna. Tanto riguardato Natali, probabilmente sarà lui a lasciare il campo. Vediamo per chi. Natali fuori e dentro Cherubin. Le prova tutte l'allenatore del Bologna. Allora Garrix. Vediamo se riesce a mettere un cross in mezzo. Lo effettua. Attenzione, Morleo non arriva sulla palla. Allora Laxalt. Tanto l'arbitro ha fischiato qualcosa. Probabilmente un fallo in attacco del giocatore del Bologna. De Santis allora rinvio. Vediamo De Santis, lancio lungo, proprio per destro, troppo corto però, attenzione, destro però, rinviene, recupera palla. Alla
Ah, dentro per Florenzi che non controlla bene. Cherubini, nuovo entrato. Fa girare su Perez. Perez, attenzione, lancio lungo per Koné. Un po' di spazio qui per crossarla. Quando mancano 5 minuti alla fine del match. Castallo chiude benissimo in fallo laterale. Allora, vediamo. Subito il Bologna che batte velocemente con Koné che prende la palla per rimettere lateralmente. Allora, Garrix. Koné ancora. Koné. Palla in mezzo per Bianchi, non ci arriva l'attaccante del Bologna e la difesa della Roma spazza via quando ormai siamo addirittura d'arrivo. Mancano 3 minuti alla fine di questa partita. Morleo, Cristaldo ancora Morleo, palla dentro per Bianchi, attenzione, un po' di spazio, palla lunga per l'Axalt, non arriva De Santis, lo anticipa. Allora va lungo il portiere della Roma, però sbaglia e allora il Bologna recupera. 4 minuti di recupero intanto. Quando è scoccato il 90esimo, Cherubin, Perez non arriva sulla palla. Strootman lo anticipa. Lancio lungo per destro. Vediamo se riesce a tenere questo pallone. Antonsson lo anticipa e arriva prima di lui. Allora rigioca palla. Vediamo se il Bologna prova con l'ultima azione offensiva. Antonsson, Garrix, lungo per Perez. Perez vuole lanciare Bianchi. Ce la fa. Fallaccio di Bastos. L'arbitro dà il vantaggio, ma non fischia il fallo poi. Allora Pjanic ancora innescato da Gervinho, fermato da Antonsson però. Perez finisce qui la partita. Finisce qui 2-1. Florenzi e destro firmano la vittoria della Roma. L'espulsione anche di Nainggolan al 24esimo ha complicato le cose per Garcia, ma la Roma vince lo stesso e si porta sempre più in alto in classifica, anche se sempre dietro la Juve. Beh ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando iscrivetevi al nostro canale, il canale è giù per YouTube, mettete un mi piace, commentate, condividete, fate tutto quello che volete come al solito e noi ci vediamo al prossimo video dopo ragazzi, wow!